Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi mi trovate in questa posizione strana e insolita perché sono qui per farvi il primo video sul primo popping cooking che mi è stato inviato dalla Tokyo Treat. Se non avete visto il video assaggi ve lo lascio qui sopra, qui tipo uscirà il pallino, sempre il solito pallino. E questo qui che andrò a fare oggi si chiama Oekaki Thailand Candy, quindi sono delle caramelle. E niente, sono molto curiosa di andarla a fare, quindi io direi di cominciare. Ah, che carino. Allora, questi qua che sono gli stamping, quindi abbiamo il pinguino. Questa qua che dovrebbe essere una fetta di limone, penso. Wow, il gelato e la mongolfiera. Una lampadina? No, direi una mongolfiera. Comunque, super super carini. Quindi queste saranno le forme delle nostre quattro caramelle. Poi abbiamo una bustina gialla, una bustina rossa e una bustina blu. E poi abbiamo l'impastino delle caramelle, che è un po' durino, però ce la potremmo fare. Qui sulla scatola ci dà proprio le indicazioni per poter creare altri colori, perché ovviamente abbiamo questi tre colori base, ma poi unendo per esempio il blu con il rosso otteniamo il viola, il rosa con il giallo otteniamo l'arancione e il giallo con il blu otteniamo il verde. Quindi adesso quello che andremo a fare è mettere tutto qua dentro, mettere i tre colori principali qui con un misurino di acqua, quindi il giallo, il rosso e il blu, e poi andarli a mischiare qui tipo pittori, super, super bravi, super pittori, e andremo a creare tutti i nostri sei colori, dovrebbero uscirne quindi alla fine, perché 3-3 sì. Vediamo quindi che cosa ne esce. Tra l'altro da questo stamping qua abbiamo ricavato il misurino per l'acqua e per prendere i colori e questo qua per miscelare. Quindi con questo andremo a girare e mettere l'acqua. Ok, quindi ho ottenuto i tre colori base, il giallo, il rosa e il blu, e adesso mischiandoli otterrò altri tre colori che andrò a mettere. Finalmente ho tutti i miei colori, in realtà ne ho aggiunto anche uno più che è venuto uno schifo, tipo marrone, li ho aggiunti tutti e tre insieme. Comunque qua è venuto viola, qua arancione e qua verde. Ok, quindi adesso ho tutti i colori per poter poi appunto andare a colorare le mie caramelle. Adesso tolgo questo e metto questo qui e vado, come fosse pongo, a pressare questo composto di caramella, non lo so, sembra tipo pasta di zucchero, nelle formine, quindi vado a fare le mie forme delle mie quattro caramelle. Ok, allora, quindi ho fatto le mie caramelle, guardate che carine, super carine. Andiamo a togliere le caramelle dagli stampini. Oh, ma che carino, cioè guardate quanto è carino. È super carino. Vabbè, le andiamo a mettere qui dentro, così, e andiamo a colorare il pinguino. Il nostro pinguino, ho finito di colorarlo, cioè io non sono brava a fare queste cose, però non è bruttissimo, è simpatico. Quindi il pinguino è pronto. Ciao! E adesso
adesso andiamo a fare le altre. Ok, ed ecco qui le nostre caramelle completate e adesso passiamo all'assaggio. Ok, quindi abbiamo qui le nostre caramelle che sono venute anche abbastanza carine, devo dire, cioè non fanno così schifo. Quindi io direi di assaggiare. Io voglio assaggiare la fetta di limone. Ragazze, non me le mangerò tutte perché altrimenti mi sento male. Quindi assaggiamo la fetta di limone. Mi piace tanto la consistenza della pasta perché è tipo mezza gommosa, tipo pasta da zucchero. Però non mi fanno impazzire, devo dire la verità. Cioè, gli accostamenti dei delle salsine sopra, secondo me non c'entrano niente perché non danno un sapore definito, è tutto un mix strano alla fine perché non senti niente, cioè si assomigliano molto fra di loro, non riesci a distinguere il giallo, cioè il limone per esempio dalla fragola. Poi già la pasta in sé è tipo frizzantina, non so come spiegare, è mezza frizzantina, quindi in realtà non mi fanno proprio impazzire, non fanno schifo, però boh. Se gli devo dare un voto, 6. Niente di così eccellente. Ok ragazze, quindi io spero tanto che il video vi sia piaciuto. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!